Presidente, It's un evento ormai fisso per Trieste, un evento che coniuga innovazione, eccellenza in un campo magari un po' particolare rispetto a quelli tradizionali di questa città e di questa regione. Beh, intanto devo dire che anche quest'anno siamo presenti ad Itz con un grande orgoglio, anche perché la città di Trieste ospita ormai a livello mondiale un evento che ha davvero una visibilità straordinaria in un contesto complicato come quello della moda, degli accessori, che normalmente vede al centro grandi città, anche italiane, penso a Milano. E invece qui noi portiamo appunto i migliori talenti, li portiamo a Trieste, e Trieste diventa per qualche giorno il centro di questo luogo dove si fa arte, si fa cultura, si fa moda e si fa anche commercio con grandi gruppi, e credo che sia davvero una grande occasione e opportunità per la città e per la regione. Assessore Torrenti, per una serata Trieste diventa capitale della moda, ma capitale direi dei talenti in questo settore. Sì, una serata bellissima, capitale del talento, ma soprattutto capitale del talento giovane, capitale della scoperta del talento, e quindi questa è una cosa che veramente dà soddisfazione, perché è una città che ha bisogno di attrarre nuovi talenti, nuovi cittadini, nuovi lavoratori. Questo è un momento culmine, insomma, in qualche modo dell'anno, quindi una bella serata dove talenti di tutto il mondo si trovano qua, invece di trovarsi nei luoghi soliti della grande moda italiana, Milano, diciamo, piuttosto che altre città. E insomma, quindi motivo di soddisfazione, Barbara è brava su questo. Assessore Peroni, serata finale di Itz, un appuntamento che ormai è diventato irrinunciabile nel calendario triestino del Friuli Venezia Giulia. Sì, è un appuntamento, come lei ha detto, che si ripete ogni anno, ormai dal 2002, ma è un appuntamento che chiama il mondo a Trieste, quindi è motivo di grandissimo orgoglio per la nostra regione un evento di questa portata che coniuga creatività, talento, attrattività a livello internazionale e porta davvero Trieste, la nostra regione, per una sera al centro del mondo dal punto di vista della moda che emerge.